6 e mezza del mattino, ci proviamo. Avevo già registrato un altro pezzo di vlog che ho cestinato. Allora, riprendiamo la scuola dopo quasi una bella settimana, perché Stefano manca da scuola da giovedì, se non sbaglio, e oggi è mercoledì. Riprendiamo oggi e rialzarsi alle 6, insomma, è una bella botta. Stefanino tutto bene, niente di grave. Si è preso un bruttissimo raffreddore. Già mi aveva detto il giorno prima che aveva un po' di mal di gola, però ho detto vabbè, sarà l'aria un po' più secca, anche se lui da quando dorme con quel deumidificatore su in camera non si sveglia più con la gola secca. Veramente a me mi ha salvato la vita, ve l'avevo fatto pure vedere. E quindi ho detto boh, può essere che magari si sono accesi i termosifoni, l'aria si è scaldata un po' di più. E invece la mattina dopo, quando lo sveglio quando a scuola, scende e mi ha detto mamma, non mi sento per niente bene. E lui, per dirmi così, raga, l'ho sentito, non c'aveva una linea di febbre, non ha avuto febbre per niente, però si è beccato sto raffreddore tremendo, che tra l'altro, se proprio vogliamo essere sinceri, ha cominciato ieri a buttare fuori, perché è stato malissimo senza riuscire a buttare fuori nulla. Quindi questa tosse molto de gola, ma non ci aveva da espettore a niente. Occhi che lacrimavano, naso che tirava su, sembrava strapieno, ma quando andava a soffiare non c'aveva niente. Tutto questo nemmeno con una linea di febbre. Quindi abbiamo sospeso gli allenamenti, anche perché comunque probabilmente anche il corpo un attimo ha detto stop, perché ci ha avuto veramente delle settimane super impegnative con gli allenamenti, l'avete visto su Instagram. E in realtà da oggi, da ora in poi, per lui ed alcuni saranno sempre così impegnative. Io oggi non ce la vorrei mandare, manco ieri ce l'ho mandato, l'altro ieri. Però lui mi ha detto mamma, pensi che ci posso andare? Vediamo un attimo come sta quando esce da scuola, anche perché oggi c'ha la doppia ora staccata. Intanto ho fatto il letto, poi devo andare stamattina, quindi non so che ora riuscirò a riprendere sta fotocamera. Devo andare a fare la fisioterapia. Vado a fare la fisioterapia, poi devo andare a prendere un po' di soldi in banca, perché noi a casa i soldi non li teniamo, e quindi devo andare a prendere qualche soldo. Oddio, c'ho qualcosa nell'occhio. Mentre lui si fa la doccia, io mi vesto. Vabbè, faccio qualcosa, se no va a finire che faccio troppo tardi. Io ci provo, ma c'è il destino avverso. Fatto sta che stavo da... Allora, sono uscita da... Aspettate. Sono uscita dalla fisioterapia, dove mi poggio. Qua. Sono uscita dalla fisioterapia alle 10. Dovevo andare a prendere, come vi ho detto, i soldi in banca. Vi ho spiegato in qualche vlog fa che ci hanno messo quei cacchio de... Che non gliela posso fare, raga, non gliela posso fare. Che stavo a dire? Vabbè, ci hanno messo ste cacchio di macchinette che devi per prelevare i soldi, ma non è il bancomat, perché mo chiudono le casse, devono limitare il personale, vabbè. Sono entrata in banca alle 10:07, sono uscita da lì, erano le 11:03, un'ora, aspetta così, perché sto cacchio di macchinario ovviamente si era rotto, c'era questo che doveva fare il bonifico, era riuscito a mandare una parte dei soldi e l'altra no, quindi hanno dovuto aprire, prendere i soldi, dargli la differenza. Quando c'è un blocco, aprite subito gli sportelli, invece no, una lentezza assurda. Adesso chiediamo alla direttrice se si possono aprire gli sportelli. Esce questa al telefono così, per tempo così, cioè una direttrice, sì, con questi capelli, ve giuro, mi sono cacchiata pure stamattina. E vabbè, poi sono passata un attimo da mia madre e mio padre, il tempo che stavo a fare due chiacchiere con loro, poi io non ce passo mai, oggi bella giornata, ho fatto presto, ho fatto tutto, ci ero arrivata pure ieri la festa del papà, però stavo abbastanza tranquilla, niente, vado e mi chiamo a scuola perché Stefano sta male. Ma il mio telefono non funzionava, meno male che ci lavora la mamma di un amichetto e mi ha chiamato su WhatsApp, perché il telefono mio oggi era irraggiungibile, era andato un blocco qualche cosa, quindi vabbè.
Lo sono andata a prendere, niente di grave, raga. Il solito mal di testa fortissimo, nausea che gli viene col mal di testa. E poi era venuto il mal di pancia perché probabilmente doveva andare al bagno. Fatto sta che sta al bagno. Mo faccio un piatto di pasta. Oggi fa 8000 gradi. Ah, io ho aperto questo ma non ho messo l'aglio. Molto bene. Sto cercando disperatamente il mio elastico, quello di seta per legarmi i capelli, perché non mi piace cucinare con i capelli sciolti, ma non lo trovo. E io ormai mi leggo i capelli solo con quello di seta perché non mi si rovinano. Poi non ci stanno talmente mai a casa che mi credete... Ma dove state? Che cazzo? Non siete niente? Ma dove sto? Ma che è? Scusatemi, ma dove state? Era tutto nero. Vabbè, comunque mi credete che io non so più buona manca a cucinare un po'. Giuro. Comunque da quando uso l'olio al rosmarino, pre-impacco e tutto quanto, oltre a avere tanti capelli, ogni tanto mio marito mi stacca qualche capello perché praticamente mi stanno a crescere pure sulla fronte, perché si vede che mi allungo con l'olio e mi stanno a ricrescere tipo... Ogni tanto faccio così. Ah, infatti. Ma che dolore. Devo andare a comprare una marea di lavate Pasqua, raga. Cuore pronto! Fatti vedere come stai male. Ti è passato il mal di pancia? Mal di pancia, insomma. Mal di testa? Mal di testa, più o meno. La nausea? La nausea no, la nausea sempre rimasta. A paragulite? A paragulite non sono un paraculo. Se dico che sto male, sto male. Quindi a basket non ti ci devo portare? Di davanti al tuo pubblico, a basket ti ci devo portare? Quanto stai male da non poter stare a scuola ma di poter andare a basket dalle 5 meno un quarto alle 8? Spiega. Quindi non chiama così. Non chiama Cossino quindi per dirgli che non vai. Ci provavo ad andarci. Di star lì 3 ore, eh? Non so, star lì 3 ore. Studio la marca, mi devo fare marca. Oggi ti asciugo i capelli però. Ma questa di pari di. Mangia su. Se me la. Come fa Valeria senza di te in classe? Mi ha detto che mi uccide se uscivo prima. Pure la lascia sempre sola qua ragazza. Mi potevi fare un po' di coccole. Oggi te le doveva fare lei le coccole però, perché malato eri tu. Non sai, dovresti dire. Allora, già so che sabato non può, ma tanto noi il sabato siamo comunque con gli allenamenti. Domenica, se vuole venire. Gli potresti dire domenica che hai da fare? Se volete stare un po' insieme. Che ne pensi? Che è un'idea! Bene. Mi sono cogliato 3 spaghetti interi. Non si muore con lo spaghetto, l'hanno pure neonati. Cioè, l'altra volta a scuola ci hanno dato la carne per tagliarla, perché era intera. Ci hanno dato la paletta per spalmare la Nutella. Perché non ci possono dare col tagliore con le lame. Ho capito, ma quelli di plastica sì. No. Ma se a ricreazione il coltello di plastica te lo posso dare. La maestra ha detto di sì, che controsenso è? A ricreazione sì, a mensa no. Poi io trovo assurdo che s'altra anno è andata alle medie, tu usi i coltelli da quando c'hai 2 anni. Comunque un po' di responsabilità, poi abbiamo ragazzi che a 20 anni non sono in grado di sbucciarsi una mela perché non usano i coltelli. E poi vedranno i forbici. Esatto, cioè. È pericoloso. Anche una matita può essere pericolosa. È tutto pericoloso, è il banco. No. È lo spigolo. Sì, ma non può essere usato come un'arma. Oggi fa un caldo boia, io sto pensando che se... freddo. Ma comunque tu c'hai 35... Ma sei gelato! Ma te lo sicuri che sei vivo? Barry se sarà svegliato, no, dell'anno. Perché Barry era in letargo. Amore mio, ah, sì, Barry molto si sveglierà. Speriamo che non so come cosa. Sai, ma tu ti rendi conto che c'hai 11 anni, mamma? Sei a mangiare bene? Grazie. Oddio. Oddio, oddio. L'altra ruga mia, come si chiamava? Uvetta. Uva. Mirtilla. Ah, che giusto. Uetta, ma che cavolo c'entra Uetta? Povera tartaruga. Uvetta, ma che...
No, vabbè. Perché non avevo di mano di mirtilla, perché gli piacevano i mirtilli, mi ricordavo che gli piaceva l'uva. Mirtilla no, ma no. E lì sarà cresciuto. No. Senti, ma hai pensato che cosa ti posso regalare per il compleanno, a parte il pranzo? È una dignità. Ah, quella sì. Dammi sì, qualche idea. Vorrei. Mo te la butto là. Sì. Un pistola per software. Per software. Sì? Vabbè, già, vabbè. E cambiamo idea. Ma non ho capito che cos'è. Le pistole per software. Per il... Oh, porca. La Glock 17 a... questa. Che cos'è? Costa 17 euro. Sì, ma ho capito, ma che cos'è? Raga, non è la Glock 17, è vera, è la Glock 17. Ma è una pistola? Sì. Giocare, sai, ma 11 anni, mamma. Ma non mi devi rompere, sono un bambino. Sì, amore, però... Allora, a me già non mi piacciono le armi giocattolo, già mi dà fastidio quando mi spari con l'altro. Vabbè, io ci gioco, mi sparo da solo. Ti prego, voglio quella. Ti supplico. Ho visto che si è svegliato Barry, secondo me un po' troppo in anticipo, ma oggi pure da sta parte della casetta fa caldo. Buongiorno. Borello lui. Si muoveva, quindi non so se metterlo nel bagnetto caldo. Ma gli sto un attimo dietro, perché si muoveva. Eccolo qua, l'ho messo al sole, mo c'è studio davanti, ma sta al sole e dicono che sto bagnetto caldo è importantissimo perché dopo tutti questi mesi di letargo loro ci fanno la pipì e bevono anche. Sì, bevo, e vedete si è messo col musetto, mo sicuramente si farà una bevuta. Fatemi sentire se l'acqua è giusta. Sì. Beh, buongiorno, Ben svegliato. Ben svegliato, patadoni. Sto tartarugo mi fa morire. Già sveglio, eh? Vabbè, mo lo tengo un po' qui e poi lo vengo a controllare. Io ho dovuto mettere un piatto nel sottovaso perché il sottovaso sarà sporcato un po', ho paura che se via qualche malattia con le muffe, che cacchio ne so, che non era proprio pulitissimo. Come si è presa la terra che ci ho messo mo'? Non vado a lavare le mani per la milionesima volta, ma raga, oggi fa caldo pure da sta parte, infatti sono venuta a controllare apposta perché oggi proprio si sta a maniche corte. Oddio, comunque pesa fa caldo. Pesa 3 tonnellate e mezzo. Chi? Pesa 3 tonnellate. Aspetta, aspetta. Aia. Sarola. Aspetta. L'hai fatta? Sì. Ciao a tutti. Dunque, mo vi dico che ora è. Prima fatemi mettere le chiavi. Ve lo dico io. Ho caricato un sono po'. Sono le 4:27. Le 4:27? 4:30. Ma il telefono? 3:30. Un attimo, mo pensavo che ci stavo registrando. Ma il telefono mio! Mm. Ah, eccolo. Guardate che cover che ho messo. Questa? Guardate che carinchia. Questa è quella. Allora, ce n'avevo un'altra bianca così, però questa qui c'ha lo specchietto, ma quando lo apri a forza di fa su e giù e il trick ballac si è spezzato, infatti questo qua praticamente lo tengo sempre chiuso. Carina Viola, molto. Pronto? Sì, salve, sono Silvia, grazie mille, carina. Allora, questa mi ha presa su AliExpress di Stefano. Allora, dicevo, alle 5:15 Stefano ha la lezione di basket, come vi ho già detto, fino alle 6. Poi doccetta, studio, ripasso, non so quello che c'ha da fa, deve studiare, ripassare Romani e ripassare, no, e studiare l'Umbria. L'Umbria? No, ripassare l'Umbria, in realtà dovrebbe fare il riassunto delle Marche. Vabbè, quindi in quello stand-by di tempo che si allenano gli altri, lui si doccia, studia e poi c'ha il secondo allenamento e finisce alle 8. Vamos! Ciao!
succede non a prendere la palla, perché non giocando con noi. Devo anticipare, devo farmi fare far più fatica possibile. Ragazzi, aspettate che abbasso le serrande in modo che non entra l'aria fredda. Oggi ha fatto caldissimo e proprio perché ha fatto caldo adesso sto morendo di freddo, ma anche perché sono stata lì a basket, vi ho detto, dalle 4 e mezza alle 8 e 10, quindi ero un po' infreddolita e stanca. Ho mangiato una cosa al volo, aspettate che mi accendo lo scaldino, raga. Ho mangiato una cosa al volo, ma ero talmente stanca, aia, che sinceramente c'ho più sonno che fame. Non vedo l'ora di spogliarmi, farmi una doccia, struccarmi, crema e mettermi a letto sdraiata con la mia bella borsa dell'acqua calda, guardarmi qualche cavolata sul telefonino e poi addormentarmi. Poi domani mattina andiamo un po' più di fretta. Intanto mi vorrei spogliare, tanto non mi vedete. Andiamo un po' più di fretta perché una mamma che abita vicino a me mi ha chiesto se gentilmente gli posso andare a prendere la bimba a casa, perché coi turni suoi e del marito stanno un po' incasinati, non mi costa niente, io abito proprio qua, capito? Quindi gli ho detto certo che te la porto, ma che problema c'è? Però ovviamente mi devo sbrigare quei 5 minuti in più, cioè quei 5 minuti prima. Ah, praticamente mi sono innamorata dei prodotti di struccaggio The Action. Allora, sto usando tre prodotti, tra cui questo qui per struccare gli occhi, quindi col dischetto di cotone vado subito di occhi, lo leva benissimo e poi mi allungo un pochettino. Vado con questo detergente qui, lo passo su tutto il viso e sto utilizzando non più le spugnette, quelle che si comprano al supermercato, la vera spugna, ma sto utilizzando questo dischetto in microfibra che lavo tutte le sere e non solo strucca 10.000 volte meglio, quelle altre mi si rompevano, mi mandavano sempre cattivo odore, col tutto che le lavavo tutte le sere non erano mai perfettamente pulite. Queste si puliscono molto meglio, poi alle brutte le potete mettere in lavatrice. E io ho trovato tutto il sacchettino, sono 5 spugnette, 3 euro da Primark. E quindi struccandomi con questa, effettivamente raga, la pelle sta molto molto meglio, perché si vede che riesce a portare fuori ancora più sporcizia. La mattina invece utilizzo, per chi non ha visto LOL, utilizzo questo qui, che è proprio una mousse, una spuma, chiamatela come volete, per struccare. Io la utilizzo la mattina perché è molto leggera, è fresca, me la passo sulla mano e me lavo proprio il viso normalmente e poi la risciacquo con l'acqua fresca, mentre il detergente lo trovo un po' più adatto per lo struccaggio. Comunque mi regalo, non mi vengono più le parole. Poi vabbè, tonici vari, questa ve la faccio giusto vedere com'è, è tipo la mousse, vedete? È tipo la mousse di Hello Body. Quindi la mattina faccio così e poi mi sciacquo il viso. E da quando utilizzo questi cacchio dei prodotti, raga, il mio viso è cambiato tantissimo. Mo, metteci una pezza. Tra l'altro, io sapete, mia cugina è fissata con l'app Yucca e alcuni prodotti hanno un inci che lei è rimasta. Mi ha detto, sì, io questi prodotti mi conoscevo. Quello che c'ha l'inci migliore è il siero piccolino, costa una cacchiata, quello che vi ho fatto vedere nella haul, quello arancione, la vitamina C, quello è quello che ha l'inci migliore di tutti quanti quelli che ho preso, praticamente non c'è proprio nessun rischio, proprio a livello di ingredienti è quello migliore in assoluto. Le creme, devo dire però niente male, nel senso non erano tutte un granché, perché c'era tipo qualcosa a rischio moderato. Voi sapete che io non so proprio una che sta attenta all'inci, lo dico sempre, però veramente ho comprato prodotti che costavano il quadruplo e c'avevano un inci pessimo. Questo per alcuni prodotti con, insomma,
non proprio tutti i pallini verdi, ma manco tutti i rossi, per me è un affarone. Poi io gli ho detto a mia cugina, non so perché, ci sarà pure Hammer da dentro, però a me il viso mi è cambiato tantissimo, ragazzi, io non capisco, cioè io me lo vedo proprio diverso. Poi hanno tutti un odore buonissimo. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.